Un saluto a tutti carissimi amici, bentornati per questo nuovo video. Continuiamo a parlare di domotica con Android e Tasker e lo facciamo oggi con un nuovo dispositivo che è questo piccolo dispositivo elettrico Emilo, che altro non è che un relè a radiofrequenze. Qui lo vediamo in versione, diciamo, con lo chassis in plastica. Qui l'ho rimosso per mostrarvi quanto è piccolo. È talmente piccolo che ci sta tranquillamente all'interno di una cassettina elettrica. A che cosa serve? Come lo possiamo utilizzare? Essendo un relè RF, ho pensato di poter utilizzare tramite il Broadlink RM Pro. Infatti, per aprire e chiudere questo relè, arriva in dotazione un piccolo telecomandino a radiofrequenza, già con una batteria addirittura inclusa. Il tutto, immaginate, per la modica cifra di 4-5 € a pezzo. Intendo telecomando più relè, quindi una cifra veramente risibile. Possiamo clonare come sapete, tramite l'RM Pro i tasti di questo telecomando e avere la disponibilità quindi dell'accensione di questo relè direttamente sullo smartphone tramite app proprietaria Broadlink o addirittura tramite plugin per Tasker. Quindi immaginatevi quante automazioni possiamo fare. Questo relè si alimenta con la 220 volt, poi andremo a vedere più nel dettaglio a fare alcune misurazioni con relè. Quindi all'interno di una cassetta elettrica possiamo prendere la corrente già direttamente disponibile e alimentarlo, e poi abbiamo il relè disponibile che può fare, diciamo, apertura e chiusura come qualsiasi classico relè. Quindi andiamo a vedere subito nel dettaglio come funziona. Dunque, vediamo, ho alimentato il dispositivo con neutro e fase della 220 volt. Infatti, forse non vi avevo detto in fase introduttiva che funziona con la normale 220 volt. Ora, vabbè, faccio la classica premessa. Mi raccomando, quando lavorate e fate i collegamenti con questi dispositivi elettrici, a lavorare con la corrente staccata. E, diciamo, a tenere tutte le accortezze del caso. Ricordatevi che anche, almeno in linea di principio, le modifiche all'impianto elettrico dovrebbero essere fatte da un professionista abilitato e, insomma, autorizzato a questo tipo di lavorazioni, perché il vostro impianto sia certificato. Naturalmente questo video è solo a scopo dimostrativo e didattico, e quindi procedete con cautela, e soprattutto ricordatevi che se non siete sicuri di quello che state facendo, siete esattamente come me. Quindi andiamo avanti. Vi vorrei far notare un attimino lo schema che è allegato con questo relè. Dice praticamente, così come potete vedere qui, che dovete collegare al pin tutto sulla destra il neutro, al secondo pin la fase. L'ho collegato esattamente così. Ho provato anche ad invertire fase e neutro, funziona regolarmente senza alcun tipo di problema. Questo schema dice poi che, vedete quest'archetto? Dice che la fase dovrebbe essere trasportata al quarto pin, e poi vi raccomanda di collegare la lampadina così. Quindi, in teoria, quando scatta il relè, dovrebbe passare, diciamo, la fase su quest'altro pin, sul terzo, e quindi una luce, eventualmente poi il neutro va portato direttamente alla luce. Vi dico già che questo schema, incredibilmente, è praticamente sbagliato, ma non ci azzecca, manco si avvicina al funzionamento di questo dispositivo. Non ho idea del perché sia stato inserito questo schemino fatto in questo modo. Questo naturalmente è il volantino originale che c'è all'interno della confezione, e infatti andremo a vedere un attimino con il tester che cosa succede. L'unica cosa che funziona, che coincide, sono i due pin di alimentazione, che, come vedete qui sul relè, effettivamente lo alimentano perché c'è questo LED verde attaccato. Quindi andiamo a provare a misurare. Portiamoci sulla misurazione del voltaggio corrente alternata e vediamo un attimino. Il tester dovrebbe vedersi abbastanza bene. Proviamo a mettere uno dei due, il nero sul neutro e questo sulla fase, e vediamo che ci legge 228 volt, 229 volt. Andando a riprendere lo schema, se vi ricordate, vediamo se riusciamo a farli vedere contemporaneamente. Ecco qui. Ci sta questo archetto che dice che qui, quindi al quarto pin, dovrebbe esserci la fase. Se andiamo a provare al quarto pin, il tester legge 0. Se proviamo al terzo pin, legge 0. Se proviamo al quinto pin, legge 0. Legge in ogni caso 0.
quindi su questi tre pin, quando il relè non è attivo, non passa praticamente nulla. Voi non so se lo riuscite a vedere dal video, però qui in basso, in corrispondenza di questi tre contatti, partendo da sinistra c'è scritto NC, quindi che di solito per nomenclatura significa normalmente chiuso, quest'altro invece è COM, quindi un comune, e quest'altro invece è normalmente aperto. Anche se facessimo scattare il relè, ora questo telecomando è configurato in maniera standard, avete sentito che fa un click, diciamo, che relè scatta all'interno. Sugli altri pin non leggo assolutamente nulla, il tester continua a rilevare 0, 0 e 0. Che significa questo? Significa, mi è venuto un dubbio, che probabilmente questi in effetti non fossero dei contatti che facessero passare, diciamo, corrente, ma probabilmente fossero dei contatti, come si suol dire, un contatto pulito. Quindi ho portato il mio tester alla voce cicalino e ho provato a vedere se, mettendo su comune, ecco, il normalmente aperto, quindi suona o sul normalmente aperto o sul normalmente chiuso, in base se facciamo scattare o meno il relè. Quindi in effetti questo qui non è altro che un contatto pulito. Vediamo che se facciamo scattare il relè suona sugli altri due, ecco qui, sul terzo e sul quarto. Se lo facciamo riscattare suona invece sul terzo e sul quarto, anziché sul quarto e sul quinto. Quindi inverte normalmente chiuso con normalmente aperto, eccetera eccetera. Quindi significa che questi qua in effetti non lasciano passare corrente, sono solamente dei contatti puliti. Per me, secondo me, è anche meglio, perché così ci facciamo passare la corrente che preferiamo, fosse una 220, una 12 volt, quello che ci piace. Dobbiamo solamente fare attenzione a non superare il carico massimo, che se non leggo male, almeno qui sopra c'è scritto 10 ampere. Anche questo, diciamo, dalla nomenclatura del dispositivo non si capisce bene, perché da qualche parte c'è scritto che diciamo supporta 1 kW, da qualche parte massimo 2 kW di carico. In realtà 10 ampere dovrebbe essere poco più di 2 kW. Dunque andiamo avanti, vediamo un attimino molto rapidamente come si accoppia con il ricevitore. Qui chiaramente anche qui ci sono tutte le indicazioni del caso, queste sono corrette, quindi cancellazione del codice, scegliere il modello di funzionamento, accoppiamento trasmettitore e ricevitore. Ora le seguo io un attimino molto velocemente. Su questo relè potete vedere che qui esattamente c'è questo pulsantino che serve alla configurazione. Ora premendo il pulsantino per 5 secondi, ecco, vedete, è apparsa questa luce, questo LED, si è acceso questo LED rosso, lasciando, diciamo, quando si è acceso il LED rosso. In questo momento abbiamo cancellato il codice, quindi infatti, se vedete, riproviamo con il telecomando che avevo utilizzato prima, non sentiamo più scattare il relè, quindi ora è praticamente pulito. Sposto un attimino la fotocamera per inquadrarlo in maniera un po' più agevole. Ecco qui, siamo più comodi. Seconda operazione da fare, dopo aver cancellato il codice, scegliere la modalità di funto. Dopo aver cancellato il codice, tenere premuto il tasto per alcuni secondi fino a quando gli indicatori rosso e verde iniziano a lampeggiare per una volta, due volte o tre volte. Praticamente, perché abbiamo queste tre modalità di funzionamento? Perché questo tipo di relè può funzionare in tre modi. La prima modalità, quindi quando lampeggia una volta, è la modalità pulsante. Praticamente che significa? Che noi, premendo il pulsante sul telecomando, o chiaramente il relativo codice clonato sull'RM Pro, lui aprirà o chiuderà il contatto. Quando lo lasceremo, annullerà il comando, quindi il relè sarà attivo fin tanto che teniamo il tasto premuto. Questa è la prima modalità pulsante. Interruttore a scatto invece, che fa? Con una pressione fa cambiare di stato il relè, con l'altra pressione sullo stesso pulsante lo fa ritornare allo stato originario. Quindi, come abbiamo visto prima, alternerà le posizioni di aperto e chiuso sul pin 3 e 5. Invece l'altro, che è a commutazione, il terzo, permetterà con un pulsante di avere la modalità aperto e con l'altro la modalità chiuso. Io vi dico già che ho configurato il mio
mio per questa doppia modalità. Perché? Perché mi viene comodo, diciamo, poter all'interno dell'applicazione Broadlink o all'interno del plugin Tasker avere l'esatto comando da clonare di acceso spento, perché chiunque lavora con la domotica sa che se diciamo utilizziamo lo stesso comando per far sì che si accenda e poi si spenga, quando andiamo a dare i comandi domotici, se per qualche motivo un comando non viene eseguito perché non c'è connessione o per qualche altro motivo, l'acceso spento si potrebbe invertire. E quindi avere i pulsanti separati quando lancio dall'interno di Tasker l'accensione, lancio in realtà la radiofrequenza corrispondente a questo pulsante. Quando lancio lo spegnimento, lancio praticamente la radiofrequenza di questo pulsante. Non c'è, diciamo, possibilità di errore. Se uno switch off non è andato a buon fine, semplicemente non funzionerà e lo dovrò rifare, ma non avrò sempre il controllo, insomma, dello stato del relè, se è aperto o è chiuso. Quindi andiamo a provare a riaccoppiare il telecomando con il trasmettitore. Abbiamo detto che scegliamo la modalità di funzionamento, quindi teniamo premuto finché lampeggia. Ecco, vedete, questo è il primo lampeggio, quindi questa è la prima modalità, questa è la seconda, due lampeggi, e questa è la terza modalità. Ora posso lasciare. Adesso l'ho configurato intanto perché voglio il ricevitore in modalità commutatore. Dopo aver scelto questa modalità, teniamo premuto il tasto di programmazione fin quando il rosso è illuminato. E poi premiamo il tasto del trasmettitore finché, ecco qui, fa questa roba qui. Quindi in questo momento, ecco, vedete? Abbiamo ottenuto la commutazione così come volevo io, cioè uno per accendere, uno per aprire e uno per chiudere. Andiamo a riprovare con il nostro tester, mettiamo in modalità, vedete, cicalino. Quindi andiamo, ecco qui, in questo caso sono questi due, questo è il comune, quello centrale, questo che è collegato ora. In questo caso c'è questo qui, chiuso, e qui invece risulta quest'altro chiuso, e questo risulta aperto. Rifacciamo. Dovrebbero essere chiusi questi due, questo invece è aperto. Vi ricordo, per clonare il segnale del telecomando RF e averlo disponibile direttamente all'interno dell'app Broadlink, andiamo alla lista dei dispositivi. In questo caso io ne ho tre, scelgo l'RM Pro, che è quello che gestisce la radiofrequenza, aggiungo un telecomando, posso sceglierne uno di quelli disponibili o scegliere uno user define, ne scelgo uno generico, questo RF socket, che poi magari andrò a personalizzare. In questo momento lui, diciamo, non ha alcun comando assegnato, quindi per esempio quello in alto dove c'è scritto all on off, mi basterà pigiare con il tasto sulla parte on per clonare quello on. Ecco qui, lui adesso, diciamo, si mette in questa modalità. Sotto, se vedete, c'è a sinistra learn, che significa apprendimento, quindi se lo pigio lui rimane in attesa, diciamo, del segnale del telecomando per clonarlo. In questo momento, mentre gira questa rotellina, prendiamo il telecomando che in precedenza abbiamo associato al relè e pigiamo la parte on. Facciamo la stessa cosa sulla parte off, learn, e pigiamo con il telecomando, tenendolo, come vedete nella figura, vicino all'RM Pro, e cloniamo la parte off. In questo momento avremo, una volta che abbiamo clonato, avremo disponibile sui primi tasti in alto, on e off, l'accensione e lo spegnimento del relè, quindi quello che lui alimenta.
Ecco, qui volevo mostrarvi la messa in opera di uno di questi, relè. Allora, intanto qui abbiamo una classica cassettina, una presa di corrente aperta. Mi raccomando, non mettete le mani sulle prese di corrente qualora siano alimentate, e fatelo fare solo a chi è esperto, a chi è certificato, e non toccate mai nulla dentro casa, perché altrimenti non siete bambini bravi. Allora, il nostro relè, quindi, che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo praticamente alimentato, così come vi ho fatto vedere in precedenza, e quindi abbiamo preso dalla presa elettrica neutro e fase e li abbiamo portati a relè, ai primi due pin, per alimentarlo. Poi questo è un cavetto che viene dall'esterno e alimenta due piccoli lampioncini con due lampadine in un terrazzo. Cosa ho fatto? Una delle due, diciamo il neutro, l'ho collegato direttamente al neutro della presa di corrente, mentre la fase l'ho fatta passare prima che ritornasse, diciamo, ai lampioncini, in uno di quei due pin. Vediamo se riesco a girare il relè e a mostrarvelo. Ecco qui, ora è alimentato e lo sto toccando con una certa attenzione. Quindi chiaramente abbiamo detto il neutro arriva direttamente ai lampioncini, la fase invece passa prima da questo interruttore. Quindi quando gli diamo il consenso, lui lascerà passare corrente anche sulla fase, e quindi la corrente andrà su tutte e due i fili elettrici lungo questo filo e alimenterà, accenderà i lampioncini. Quando tolgo il consenso, lui riaprirà il relè, quindi la corrente della fase non passerà più. Come vi dicevo, il relè è veramente piccolo e ci sta comodamente all'interno della cassettina, c'è tutto lo spazio. Bene carissimi amici, anche questo video è giunto al termine. Vi ricordo di registrare al canale qualora non l'abbiate già fatto, per essere avvisati automaticamente quando un nuovo video viene caricato. Vi ricordo anche di recarvi al mio blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, dove troverete un articolo di approfondimento riguardo a questo video. Se non lo trovate ancora, significa che lo sto terminando e lo sto per mettere online. Quindi non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Un saluto da Vincenzo, ciao!